Il vegetariano è colui che non mangia né carne né pesce. Sempre più italiani, tuttavia, diventano vegani, che è una scelta ancora più radicale. Escludono dalla loro dieta ogni forma di alimento che deriva da vita animale, quindi niente latte, niente miele, niente uova. Quali sono i motivi che stanno alla base di questa scelta? Ce ne sono vari, etici, estetici, persino e politici. Cerchiamo di vedere i pro e i contro di questo atteggiamento. Si chiamano vegetariani stretti, oppure vegetaliani con la L, oppure più comodamente vegani. Una parola che viene dall'inglese vegan e che fu coniata negli anni 40 da Donald Watson come semplice contrazione di vegetarian. Essere vegani vuol dire adottare uno stile di vita basato su risorse non provenienti dal mondo animale, non solo riguardo il cibo, ma anche l'abbigliamento, albando, pelle, lana, seta, piumini e il tempo libero, no agli zoo, ai circhi, alle gare di animali o agli sport equestri. Questo perché il veganesimo trae la sua origine dal pensiero antispecista, secondo cui tutti gli animali hanno uguale valore e status morale, a prescindere dalla specie di appartenenza. Secondo una ricerca Eurispes del 2017, in Italia il 3% della popolazione ha scelto uno stile di vita vegano e il dato è in crescita perché il veganesimo viene visto come salutare, etico e attento all'ambiente. Ma più aumentano i vegani, più aumentano le critiche, gli studi o il mero dileggio verso la loro scelta, che non sembra poi così salutista, così ecosostenibile, così giusta. O appare semplicemente stramba. Quali sono i dati? Quali le ricerche in proposito? Il veganesimo è veramente una soluzione migliore rispetto a uno stile di vita basato sulle risorse animali? Durante questa puntata presenteremo argomenti e testimonianze a favore o contro lo stile di vita vegano. Ognuno di noi assumerà una posizione pro o contro in base a un'estrazione casuale. A me toccherà difendere la tesi del veganesimo. E io invece difenderò la tesi degli onnivori. Il primo gruppo di argomenti a favore della tesi del veganesimo ha a che fare con la tesi fondamentale che il veganesimo è più salutare e più sostenibile. Quindi non parliamo dall'inizio subito di etica, ma parliamo proprio della nostra vita. Cosa vuol dire che è più sostenibile? Bene, basta pensare alla quantità di risorse naturali, molte delle quali sono non più riproducibili, vengono utilizzate per dare il cibo, per fornire il cibo a questa enorme quantità di animali che servono per l'alimentazione onnivora e soprattutto carnivora. Questo ha un impatto sull'ecologia, sull'ambiente, sulle future generazioni che è inconcepibile. Viene da chiedersi, ma ha senso investire tutte queste risorse per dare da mangiare a degli animali che poi sfameranno soltanto una piccola parte dell'umanità? C'è ancora tanta gente che muore di fame, c'è qualcosa di paradossale qui. Poi vediamo un altro aspetto. Molti animali vengono utilizzati per l'abbigliamento, pensate alla lana, il cuoio, la seta. Da questo punto di vista, anche questi animali, per essere nutriti, per poi diventare abbigliamento, hanno bisogno di cibo, hanno bisogno di acqua. Ancora no, una volta aumenta la quantità di consumo del territorio, consumo di risorse per questi animali. Arriviamo al terzo punto, quello forse più strano. La dieta carnivora non fa bene. Ora vedremo una testimonianza di un grande medico italiano, di un grande scienziato italiano, Umberto Veronesi, che ci spiega perché la dieta carnivora non è la migliore dieta possibile. Professor Veronesi, lei dice che la carne non sia poi così indispensabile per la nostra alimentazione, è così? Non è affatto indispensabile, è inutile anche per certi aspetti anche dannosa. Da un punto di vista morale, io credo che sia accettato da tutti che è una barbarie uccidere degli animali innocenti per poi divorarceli. È un rifiuto che io sempre ho avuto, ma che penso che molti ormai abbiano. Ma anche dal punto di vista salutistico non c'è nessun vantaggio nella carne. Se pensi che l'animale più potente del mondo, il toro, è vegetariano e quindi le proteine ci sono in natura, non c'è bisogno di uccidere altri animali per avere proteine, ce n'è una quantità enorme in natura. Quindi penso che su questo aspetto siamo tutti abbastanza allineati. Quello che poi è uscito adesso è che ormai dal punto di vista ambientale non è più sostenibile.
la carne, perché se abbiamo nel mondo 4 miliardi di animali di allevamento che assorbono circa un terzo di tutte le risorse agricole mondiali, mentre 1 miliardo di poveri uomini soffrono la fame, muoiono anche di fame perché non hanno cibo. Quindi questi 4 miliardi di animali servono solo a alimentare una piccola frazione dell'umanità che è carnivora e quindi richiede questo tipo di cibo. Ci sono due punti da ribadire di quello che ha detto ora Veronesi. Primo punto, le proteine in natura ce ne sono tantissime, non c'è bisogno di prendere le proteine animali. Ha fatto l'esempio del toro, un animale molto forte che è vegetariano. Secondo punto, forse quello ancora più forte e anche più semplice, ha senso investire tutte queste risorse per nutrire gli animali quando ancora così tante persone muoiono di fame sul pianeta Terra? Ci sono buoni argomenti tuttavia per sostenere che il veganesimo non è né più salutare né più sostenibile della dieta onnivora. Prendiamo proprio l'esempio del toro fatto da Veronesi. Il toro è forte perché è per natura vegetariano. Supponiamo, noi invece, per esempio, abbiamo una cosa che il toro non ha, cioè i canini. I canini servono esclusivamente o principalmente per mangiare dei cibi di origine animale. Come possiamo? Siamo sicuri di poter davvero sostituire questi cibi con altri cibi? Notate una cosa, per esempio, la carne di origine animale, cioè la carne in generale, ha la stessa composizione della nostra carne e quindi è più facile da assimilare. Non si è mai conosciuto nessuno che fosse allergico alla carne, mentre di allergici a vari tipi di vegetali è pieno il mondo. Quindi anche questo è un discorso su cui bisognerebbe appuntare un po' l'attenzione nel momento in cui si decide che è sicuramente più salutare l'atteggiamento vegano. E poi per quanto riguarda l'economia, ci sono tante economie che si reggono appunto sull'allevamento e sulla pesca, o inversamente ci sono degli ecosistemi anche economici come certe zone del Sud America in cui per esempio esplode in Europa la passione vegana per il quinoa, che è un vegetale diffuso in Sud America. Di colpo il prezzo va alle stelle, i nativi non possono più ricorrere a questo e a questo punto è davvero una scelta sostenibile? Affrontiamo questo tema con lo scrittore Antonio Pascale. Gli allevamenti sono per i vegani un punto di forza, cioè sostengono che un allevamento intensivo abbia un'impronta ecologica molto forte sulla terra. Ecco, non è che ci siano degli studi precisi su cosa accadrebbe se la carne venisse sostituita tutta con altri tipi di cultura, o comunque ci sono, ma non arrivano tutti alle stesse conclusioni. Di sicuro il problema è l'impronta ecologica, cioè quanti siamo sulla Terra? Siamo 7 miliardi e 4. Se tutti fossimo vegani ci dovrebbe essere soia per 7,4 miliardi di persone. Questo richiede comunque un impatto ecologico. Quindi, insomma, in un modo o nell'altro rientriamo nell'impatto ecologico. La dieta vegana credo possa essere anche sostenibile dal punto di vista alimentare, magari integri quello che manca con degli integratori minerali. Forse non è questo il problema. Il problema credo che i vegani sono insostenibili dal punto di vista spirituale, diciamo così. Ecco, fatta salva la sensibilità verso gli animali, che però un po' tutti stiamo cominciando a nutrire, il vegano cerca continuamente la purezza spirituale, anzi direi la purezza dell'intestino, e con questa purezza si fa giudice delle azioni altrui. Credo che questo possa essere un po' un problema, perché è come se voglia continuamente convertirti e voglia continuamente dirti che tu non sei puro. Lui è puro, perché appunto non mangia animali e segue una dieta equilibrata, bilanciata e speciale. Gli altri invece sono un po' corrotti. Ecco, questa contrapposizione credo debba fare un po' riflettere quelli che seguono la dieta vegana. Tra le molte cose che ha detto Antonio Pascale c'è una in particolare su cui vorrei portare l'attenzione. Il fatto cioè che molto spesso l'atteggiamento vegano suppone o postula una sorta di superiorità morale rispetto a coloro che non
condividono questa dieta. Ora, se è sbagliatissimo condannare i vegani, non è meno sbagliato pensare che il solo fatto di essere vegano conferisca a chi lo è una sorta di superiorità morale. Pascale ha ragione, sostanzialmente ha ragione. Il vegano si sente superiore rispetto a tutti gli altri. Però almeno il vegano ha un punto a suo favore. Il veganesimo non sfrutta gli animali. Soltanto qualche cifra per ricordare la situazione italiana di ogni anno. Stiamo parlando di qualcosa come 136 milioni di polli uccisi ogni anno per la nostra alimentazione, più di 70 milioni di conigli, 25 milioni di tacchini, 8 milioni di suini, 6 milioni di bovini. Tutta questa massa enorme di viventi ogni anno, soltanto in Italia, viene uccisa per la nostra dieta carnivora. Vogliamo tener conto di tutto questo? Per non parlare delle condizioni in cui hanno vissuto questi animali, sono tutti animali di allevamento. Come vivono questi animali negli allevamenti industriali? Anche nella migliore delle ipotesi, possiamo soltanto per un secondo immaginare che tipo di vita possa essere questa? E ancora, tutti quelli che usiamo per il nostro abbigliamento, la lana, la seta, il cuoio, anche questo sono animali, sono pezzi di animali che noi ci portiamo addosso. È vero, il vegano spesso è irritante, tuttavia il vegano ci ricorda sempre questo punto. C'è qualcosa nella tua vita che tu non vedi, e questo qualcosa che tu non vedi comporta la sofferenza di decine di milioni, di centinaia di milioni di esseri viventi. E questo è il punto, il cuore dell'argomento, antispecismo. Di questo stiamo parlando. Vediamo questa scheda che ci spiega che cosa vuol dire antispecismo. Cosa intendiamo quando parliamo di antispecismo? La parola antispecismo è costituita da anti, ossia contro, e specismo. Specismo è un concetto coniato negli anni 70 dallo psicologo britannico Richard Rider per descrivere quell'abito culturale che dà uno status morale superiore e un maggior valore alla specie umana rispetto alle altre specie animali. Lo specismo, quindi, sarebbe responsabile degli atteggiamenti discriminatori verso gli animali non umani, intesi come oggetti di nostra proprietà. Se in genere, ad esempio, è moralmente riprovevole uccidere un uomo, non lo è nella stessa maniera uccidere un animale, sia per nutrirsi, sia per altre ragioni. Secondo gli antispecisti, quello dello specismo è un gravissimo errore morale, equiparabile al razzismo o al sessismo, perché rifiuta un trattamento egualitario agli animali non umani solo sulla base della differenza di specie con noi uomini. Secondo l'antispecismo, invece, la capacità di provare piacere o dolore, di interagire con la realtà, di avere relazioni sociali e di manifestare una volontà non sono prerogative esclusive degli esseri umani, ma appartengono anche alla stragrande maggioranza degli animali non umani. In base a queste considerazioni, dunque, dovremmo equiparare lo status etico degli animali non umani con quello di noi umani, cambiando profondamente i nostri rapporti con loro e riconoscendone i diritti esistenziali, indipendentemente dal loro modo di vivere diverso dal nostro. Due dei principali teorici dell'antispecismo sono l'australiano Peter Singer e lo statunitense Ronald Reagan. Singer intende l'antispecismo in senso utilitaristico, dove il principio di uguaglianza tra gli animali umani e non umani sta essenzialmente nella considerazione degli interessi. Sia noi che loro siamo esseri senzienti, capaci di provare piacere e dolore. Quindi, in entrambi i casi, dobbiamo prendere in considerazione l'interesse a non soffrire e l'interesse al benessere. Reagan, invece, va oltre il principio di interesse parlando esplicitamente di diritti animali. Tutti gli animali, umani e non, sono, secondo lui, soggetti di vita, che hanno un valore intrinseco, indipendentemente dal loro rapporto con gli altri o dalla loro utilità per gli altri. Per Reagan, quindi, qualsiasi utilizzo degli animali come mezzo per un fine è sbagliato, dall'allevamento alla sperimentazione medica, a prescindere dai possibili risultati importanti. Antispecismo alla fine vuol dire sostanzialmente due cose. La specie umana, Homo sapiens, come presuntuosamente ci siamo chiamati, non è la specie più importante sulla Terra, ce ne sono tante altre. Secondo punto, antispecismo vuol dire prendiamo sul serio, in considerazione, il punto di vista di altre specie viventi sulla Terra. Non ci siamo solo noi su questo pianeta.
Malgrado queste ottime argomentazioni a favore del veganesimo, resta che non sempre ci sono delle alternative all'uso degli animali. Innanzitutto per dei motivi che in senso lato potremmo chiamare naturali. Immaginate gli Inuit, i Lapponi, gli Eschimesi. Queste popolazioni vivono in posti dove è difficile coltivare dei vegetali. Si può semplicemente nutrirsi di animali che magari loro sintetizzano i pochi licheni, ma consigliare, e poi soprattutto come si copre un eschimese, dire copriti con alimenti e con oggetti, con tessuti di origine vegetale, sarebbe uno scherzo di cattivo gusto, perché lui ha bisogno appunto di coprirsi con degli indumenti pesanti che riesce a trarre solo di lì. Come la mettiamo? Ovviamente uno dice adesso l'inuit ha delle alternative, ma questo significa abbandonare degli usi radicati e da questo punto di vista entriamo in un secondo elemento, quello della cultura. In fondo ci sono moltissime culture che comportano atteggiamenti diversi nei confronti degli animali. Possiamo noi, dal nostro punto di vista, ritenerci migliori e andare a insegnare a comportarsi diversamente con gli animali? Per prescindere, per tacere poi di un fatto che è importante, noi stessi vediamo degli usi di un rapporto con gli animali che non è affatto un rapporto di predominio, come possiamo vedere in questa scheda filmata che vedremo fra un istante. Ha vissuto la sua vita per salvare le persone. È Camilla, il border collie mascotte del nucleo cinofilo ligure dei Vigili del Fuoco, a cui tutti erano affezionatissimi. E la dolce Camilla nella sua carriera ha salvato infatti molte vite. Proprio durante la sua ennesima impresa, lo scorso giugno, mentre stava partecipando alle operazioni di ricerca di un giovane scomparso nelle campagne del Savonese, si è provocata gravi lesioni interne cadendo da una roccia. È morta così Camilla, il cane più amato di Amatrice, un esempio per tutti. E proprio Amatrice, il 23 agosto scorso, ha voluto ringraziarla per la sua tenacia instancabile, ricordandola con una statua a pochi passi dalla zona rossa, devastata dal sisma del 2016. Kant ha sostenuto che non bisogna usare gli esseri umani come mezzi, ma sempre soltanto come fini. Già con gli umani non possiamo dire che ci comportiamo sempre così, perché per esempio il pilota del nostro aereo è qualcuno che è un mezzo e non un fine. Se lo estendessimo agli animali, in fondo l'esempio che abbiamo visto è di un animale che aveva un uso strumentale, serviva per i Vigili del Fuoco, ma al tempo stesso non ci sentiamo di vedere in questo una forma di subordinazione, come dire, antropocentrica. In fondo l'argomento fondamentale però è un altro, che il veganesimo sostanzialmente ci propone una vita migliore, un modo migliore e un mondo migliore. In fondo il vegano cosa dice? Non voglio far finta di non vedere quello che comporta l'alimentazione carnacea, l'alimentazione di tutti quanti noi, tutta questa sofferenza, tutto questo consumo di vita, tutto questo consumo anche di ambiente. In fondo il vegano è uno che non rimuove qualcosa che abbiamo davanti agli occhi e continuamente ce lo ricorda. Cosa vuol dire, no? L'esempio che faceva prima Maurizio sull'Inuit. È vero, l'Inuit finora si è alimentato in quel modo, è giusto, è sacrosanto, ma per fortuna possiamo prendere posizione rispetto alle nostre tradizioni. Quante cose abbiamo sempre fatto in un modo, poi abbiamo capito che forse non era il caso di continuare a farle in quel modo. In fondo il vegano ti dice, beh guarda, tieni conto di questo aspetto, non far finta che non c'è. Da questo punto di vista vediamo un po' anche l'altra faccia della questione. Pensate a questa espressione orrenda che si sente sempre ripetere, nazi vegano, ma che vuol dire? Vuol dire che sta montando un odio, ovvero proprio odio, nei confronti dei vegani, soltanto perché esattamente il vegano ci ricorda quello che invece tutti quanti noi vorremmo dimenticare. Allora, nella scheda che stiamo per vedere, vediamo i tanti modi che sono stati escogitati per maltrattare, per prendere in giro, per scherzare su questa posizione etica, come se fossero appunto non qualcuno delle persone da prendere veramente sul serio, ma soltanto delle persone stravaganti. Il discorso sui diversi stili di vita e sulla scelta vegana o onnivora è dilagato su internet e sui social media fino a creare due fortissime polarizzazioni a colpi di meme, pagine Facebook, troll costruiti ad arte e prove più o meno scientifiche a discredito dell'una e dell'altra parte. Online, veganesimo e antiveganesimo si trasformano spesso in due ideologie contrapposte, sotto il cui cappello si scatenano odi selvaggi e pericolose faciloneria, polverizzando qualsiasi tentativo di dialogo.
I memi e le battute contro i vegani sono accomunati da immagini di dubbio gusto che esibiscono beffarde le braciole, le grigliate e le abbuffate di carne varia, con l'intento di sottolineare la stupidità e lo scarso godimento culinario di chi ha scelto il veganesimo. Il mostrare con fierezza animali cucinati e divorati è una provocazione che investe tutti gli ambiti della quotidianità, come nel salame appeso in macchina al posto dell'arbre magique o nella frase diventata ormai famosa «Salva una pianta, ammazza un vegano». Ma l'antiveganesimo online non si risolve in battute pecorecce e arriva a fare dell'ironia macabra o a divenire apertamente violento. Si sprecano i commenti di chi prenderebbe a schiaffi i vegani con la bistecca fiorentina. Si fa notare che i vegani mangiano sano e quindi la loro potrebbe essere una carne gustosa. Qualche slogan? Bracciole di vegano, un cibo sano. O anche, non ho niente contro i vegani, cucinati bene sono deliziosi. E infine, tra le tante altre, circola un'immagine abbastanza inquietante. Un ragazzo tiene in braccio la sua fidanzata, ma la faccia di lei è appoggiata sul prato e la sua bocca è aperta per mangiare i fili d'erba. È uno dei tanti modi in cui una ragazza vegana può essere utile, ossia come tosa erba. Una trovata che dovrebbe essere divertente, ma in cui invece sessismo e antiveganesimo si mischiano inestricabilmente. Perché il mondo antivegano può essere anche questo, l'esibizione macista dell'uomo carnivoro, per il quale qualsiasi animale è una preda da consumare, anche una donna. Alla fine la questione è molto semplice. Il vegano spesso è ridicolo, sì, è vero, è presuntuoso, è fastidioso. Ma allo stesso tempo ci ricorda una cosa che tutti quanti noi invece continuamente dimentichiamo. Dietro le nostre vite, spesso così confortevoli, c'è in grandissima parte la sofferenza di milioni e milioni di animali. Il vegano ci ricorda questo. Allora sarà ridicolo, ma forse è ancora peggiore la nostra rimozione di tutta quella sofferenza. Schopenhauer ci parla di un inglese di sua conoscenza che sosteneva di non essere abbastanza ricco per avere una coscienza. In fondo, a partire da questa riflessione, che dobbiamo pensare che non necessariamente il mondo del veganesimo è sostenibile, compatibile con la nostra forma di vita, perché da una parte sicuramente comporta dei costi maggiori e quindi in fondo è una scelta per chi può scegliere, cioè essenzialmente per i ricchi, un'esperienza banale. Intorno alla mia università a Torino ci sono un sacco di ristoranti e negozi vegani, ma se andiamo in periferia sarà molto difficile trovare qualcosa del genere. Quindi in fondo è già una scelta che si lega ad una decisione di classe. In secondo luogo c'è anche da notare che è una scelta universalizzabile. Dobbiamo pensare, si può davvero universalizzare una scelta e soprattutto la si può imporre. In fondo possiamo benissimo ammettere, mi sembra del tutto legittimo, che ci siano delle persone che scelgono di essere vegane, ma se invece fosse obbligatorio essere vegano, quindi sicuramente non è una scelta universalizzabile. E inoltre ci sono circostanze, come per i bambini o gli anziani, in cui il veganesimo non è consigliabile, e in particolare per i bambini abbiamo una testimonianza molto nota che conviene ripercorrere e riguardare. Era al limite della sopravvivenza quando una settimana fa è arrivato in ospedale al Fatebene Fratelli di Milano coi nonni per un semplice controllo. Un anno di vita e pesava come un neonato di 3 mesi. Una situazione così allarmante da spingere i medici a far intervenire gli uomini della polizia locale. Quando sono entrati nella casa dei suoi genitori, lei milanese, 47 anni, lui dello Sri Lanka, 56, hanno trovato solo alimenti di una dieta vegana rigidissima portata agli estremi. Una situazione drammatica perché il bambino era in fin di vita, cioè nel senso che poteva morire. E c'è stato soprattutto il rifiuto da parte dei genitori di affidarlo a una struttura ospedaliera. Uno stato di gravissima malnutrizione. Nato a maggio scorso, lungo 70 centimetri, il piccolo pesava solo 5 kg. Per salvargli la vita, la procura dei minorenni ha dovuto ordinare d'ufficio il ricovero. I genitori avevano persino vietato ai medici di somministrargli latte e latticini. Una situazione aggravata da una malformazione congenita al cuore. Trasferito al Policlinico San Donato, è stato operato d'urgenza. È arrivato in condizioni difficili, molto affaticato, ma lui è un grande lottatore. Sta superando
con grande forza e coraggio l'intervento. La procura ha tolto la patria potestà ai genitori che comunque, racconta il primario, non hanno mai lasciato solo il bambino, ora affidato al policlinico. È accaduto prima a Firenze, Genova, Belluno. Non è il primo caso in Italia di diete vegane fai da te non integrate con calcio e ferro diventate un'ossessione. Ecco, in fondo questa sorta di accanimento vegano ricorda qualcosa come l'accanimento di certi che per ragioni religiose vietano le trasfusioni ai figli. Quindi in definitiva c'è un elemento estremo in questo modo di porsi, può esserci un elemento estremo, così come del resto non dimentichiamo che ci sono tanti animali carnivori, gli facciamo la morale dicendo devono diventare vegani, per strano che sia qualcuno ci ha pensato, infatti sono pieni i negozi di cibi vegani per animali carnivori. Sarà più rispettoso dell'animale o più rispettoso delle convinzioni del suo padrone? In questo dibattito si sono portati i materiali a favore o contro una visione del veganesimo come stile di vita più giusto rispetto a quello onnivoro. In primo luogo, si è cercato di capire se il veganesimo non sia una pratica migliore per la nostra salute e per l'ambiente, o al contrario, se possa essere dannosa per entrambi. In secondo luogo, ci si è chiesti se dobbiamo evitare del tutto di sfruttare gli animali, o al contrario, se lo sfruttamento degli animali è qualcosa di cui non possiamo fare a meno. Infine, ci si è domandati se la scelta vegana sia sempre una scelta più etica, perché più utopica, oppure se in alcuni casi sia più etica quella onnivora, perché più realistica. E quindi, essere vegani è la scelta più giusta oppure no? Abbiamo visto insieme un dibattito tra due filosofi che discutevano di una questione: se lo stile di vita che viene proposto dai vegani è uno stile di vita migliore di altri. Adesso sta a voi prendere posizione, vi dividerete, scegliendo se stare dalla parte del sì, è uno stile di vita migliore, oppure no. Chi è favorevole al sì si metterà da questa parte e chi è favorevole al no invece da quest'altra parte. Ragazzi, per cominciare il dibattito io darei la parola a chi si è espresso per il sì, cioè a favore dello stile di vita vegano, e chiederei subito a Marcello che cosa appunto ci può dire a proposito di questo stile di vita, perché questo stile di vita è migliore di altri secondo te? La dieta è la filosofia vegana, proponendo la rinuncia all'uso e al consumo di prodotti di derivazione animale. È la via da percorrere per far fronte a problematiche ambientali e alimentari che affliggono il nostro pianeta. Da un punto di vista salutare, la dieta vegana è una dieta benefica, detossinante, che ripulisce il nostro intestino dalle scorie, abbassando i livelli di glicemia e di colesterolo. Mi sento di dire che la dieta vegana non è così perfetta come ci dicono, infatti è una dieta carente in ferro, vitamina D e anche vitamina B12. In particolare la vitamina B12 è quella che rinforza il nostro sistema nervoso e inoltre evita anche l'affaticamento mentale e l'ansia. Infatti non a caso con una ricerca degli studi è stato appurato che in media i vegani soffrono più di depressione rispetto agli onnivori. La filosofia vegan, perché così si chiama, non riguarda prettamente una dieta, non riguarda prettamente un regime alimentare, è un vero e proprio stile di vita, è una vera e propria cultura che soprattutto gli animi delle persone più sensibili riescono ad abbracciare. È una cultura che antepone l'ecocentrismo all'egocentrismo, cioè la finalità di questa cultura, di questa filosofia è proprio il miglioramento e cercare di rendere il mondo nel quale noi viviamo un mondo migliore. Non dobbiamo neanche trascurare l'elemento edonistico, tutto sommato, del mangiare carne, usare comunque prodotti, alimenti che vengono dagli animali. E si rischia, a mio avviso, di penalizzare troppo l'essere umano insistendo nella convinzione della parità delle specie e concentrandosi troppo sugli altri animali, sugli animali non umani, anziché sull'essere umano.
Io sinceramente non sono d'accordo con te, in quanto sono fermamente contraria all'antropocentrismo, in quanto ritengo che gli animali e gli esseri umani abbiano gli stessi diritti, abbiano pari dignità. Gli animali si sono coevoluti insieme a noi, certo, poi l'uomo ha avuto il predominio, ma non per questo gli uomini si devono arrogare il diritto di poter provocare sofferenza agli animali, in quanto comunque sensisti, e di conseguenza non devono utilizzare gli animali per la sperimentazione anche di farmaci, ma soprattutto non devono mangiare proteine di origine animale, in quanto per fare ciò gli animali sono sottoposti a condizioni di vita assolutamente disumane. Sarebbe ipocrita pensare che appunto l'uso della carne, l'impiego della carne nella nostra alimentazione nel corso della storia non abbia per niente influenzato sulla nostra Costituzione attuale. La sperimentazione scientifica sugli animali, secondo me, deve essere appunto favorita e incoraggiata se è appunto per il bene dell'uomo, se rappresenta un vantaggio per l'uomo. Detto ciò, io penso che non esista modo migliore di rispettare un animale che appunto trattarlo come tale e non umanizzarlo.